Salve ragazzi, sono Andrea Bruno, continuerò a parlare del Borneo. Sono qua alla ricerca di un qualche cosa che è in me stesso e sono incappato in una deforestazione. Ecco, il Borneo è molto diverso da come me lo aspettavo. È soprattutto il Borneo malese deturpato. E non vi sono più le foreste pluviali, se non che quelle zone mantenute a riserva naturale, e questa è un po' una testimonianza, una videotestimonianza. Guardate, una chiatta enorme che porta via del legname. Questo legname generalmente viene acquistato illegalmente dai giapponesi, che hanno fatto di tutto questo un grandissimo business. Ecco che qui il paese non è povero, però certamente le zone che sto visitando lo sono. Ecco, guardate un po', questa è una panoramica. Ecco, un po' la nefandezza dell'uomo è quella di portare avanti i propri interessi personali a discapito della povera gente e a discapito anche della natura. E questo è un po' un video di protesta. Come stavo dicendo a inizio clip, io sono qua per andare a cercare quel me stesso che è andato svanendo quando ho cessato di essere bambino. Ecco, qua venire in questi posti vuol dire ritrovare un po' noi stessi e ritrovare quello spirito del ravanatore, dell'andare a scoprire le cose. Ecco, io ne sto scoprendo tantissime di cose. E una cosa che ho ritenuto opportuno segnalare un po' agli amici che mi seguono da casa è questo fatto qui che mi sta sconcertando: come la gente riesce a portare via risorse alla natura e anche alla gente del posto. Cosa crediate, che alla gente qui del posto, del Borneo, la gente, gli indigeni, gliene venga qualche cosa del legname che stanno portando via lì con la chiatta? Cosa gliene può venire in tasca? Non gli viene in tasca niente, nulla, se non che questa gente magari per colpa di questo legname finirà per compiere una, cesserà di compiere una vita povera ma felice, per diventare schiavi ed essere inseriti in quella macchina che loro non conoscono, ma da qui a poco verranno tutti spediti, come già sta succedendo in altre aree qui del Borneo, a fare i tagliaboschi, a curare le piantagioni di olio di palma d'olio, che è quello che qui sta succedendo. Ecco, ok ragazzi, un saluto a tutti e ci sentiamo alla prossima.